devo cominciare subito perché molto tardi. Ci sono diversi relatori, ve li presenterò lungo strada. E comincerei subito con il professor Paolo Villi. Paolo Villi è il professore di dinamica fluviale e geomorfologia applicata, un nome gigantesco, e insegna all'Università di Ferrara. Abbiamo scelto Paolo, perché io l'ho detto perché lo conosciamo da un pezzo, oltre ad essere amici, oltre ad essere una persona anche conosciuta e stimata nel suo ambito, è una persona che è di Sesto. E la differenza sta proprio qui, il fatto che i problemi vengono conosciuti dai cittadini proprio perché sono coloro che vivono sulla propria pelle, sulle proprie spalle, vedono la situazione e nessuno meglio di chi vive i problemi sul territorio è capace di trovare anche le soluzioni alternative da poter proporre alla città. Quindi io direi di cominciare subito, ce ne sono tanti di relatori, alla fine termineremo con delle domande. Vediamo chi ti faccia. Quindi io vi ringrazio per la presenza e ringrazio anche la Casa del Popolo che ci ha ospitato in modo gratuito e quindi è una grande occasione. Vi ringrazio a tutti, buonasera. Grazie a tutti. Voglio fare una premessa. Tutti i documenti che io vi mostrerò sono tutti estratti da documenti ufficiali. Documenti della regione, delle province, documenti presentati per avere i permessi per realizzare questo aeroporto, cioè di lì non c'è niente. Quindi io non ho fatto altro che prendere ciò che da varie fonti è stato prodotto su questo tema e assemblarlo. E vedrete che già dai documenti che sono stati preparati ci sono delle cose, secondo me, molto criticabili. Ok, andiamo avanti. Allora, io sono un geologo, avete capito, vi faccio brevemente troppo avanti, troppo veloce. La storia geologica è importante conoscerla di questo bacino, di questa piana di Firenze, perché è questo che implica, ha molte implicazioni. Hai aperto il PPT? Allora, velocemente. Dunque, la piana di Sesto, quindi la piana di Firenze, Prato, Pistoia, si trova all'interno di quello che si chiama un bacino strutturale, cioè un bacino che si è originato verso la fine dell'orogenesi dell'Appennino, cioè quando l'Appennino ormai era quasi tutto quanto emerso dal mare, praticamente abbastanza simile a come è adesso, nelle fasi finali di questa orogenesi, di questi corrugamenti che hanno prodotto l'Appennino, si è passati da un clima di tipo compressivo, quindi compressione che ha portato le montagne a salire e a formarsi, si è passati a un clima tettonico di tipo distensivo. Quindi nelle parti, siccome la spinta viene da sud-ovest verso nord-est, quindi la spinta di formazione dell'Appennino ha questa direzione, nelle zone più interne, cioè nelle radici della piega del corrugamento appenninico, come vi dicevo, nelle fasi finali si hanno delle condizioni di distensione, cioè la crosta terrestre non si comprime più ma tende a distendersi. Questa distensione provoca delle rotture con dei blocchi che sono scivolati giù e uno di questi è la piana di Firenze. Vedete qui c'era il puntatore, c'è più? Allora, ecco, questa vedete è la piana di Firenze, questo è un Montemorello, il corrugamento appenninico, nel mezzo c'è questo blocco che si è ripassato con delle fratture molto importanti, questa corre praticamente lungo la ferrovia Firenze-Prato-Pistoia. In questa zona ripassata si è formato dopo poco un lago, perché era una zona chiusa, quindi tutte le acque che piovevano sia dal Monte Albano che da Monte Morello, quindi tutti i fiumi che scendevano da queste montagne qua intorno hanno formato un lago che è durato diverso tempo, probabilmente fino diciamo a metà quaternario, ovvero sia probabilmente fino a meno 100.000 anni fa, finché poi in
relazione anche alle ultime glaciazioni si sia avuto un abbassamento del livello del mare, per cui l'Arno è riuscito qua a sfondare e il lago si è in parte svuotato, ma in parte si è anche riempito molto dei sedimenti trasportati da tutti i torrenti, il Rimaggio, il Bisenzio, l'Ombrone Pistoiese, eccetera. Tutti questi fiumi trasportavano ghiaia, sabbia e argilla e hanno praticamente riempito il bacino. Qui voi vedete è una ricostruzione, questa è la fortezza di Firenze, una ricostruzione di quello che sarebbe il fondo del bacino se si togliessero tutti i sedimenti che sono stati deposti dal lago, cioè durante la fase lacustre e i fiumi. Avanti. Allora, ecco, qui si vede una sezione che va da Calenzano, vedete, all'Arno, dove si nota, queste sono le ghiaie dei fiumi che venivano da Monte Morello, questi sono materiali più fini, limoso, argillosi, e questo è importante tenerlo presente perché su questa piana i terreni prevalenti sono di tipo limoso argilloso, cioè terreni che già di suo per le caratteristiche geologiche propendono a terreni paludosi e ristagni d'acqua, quindi è una piana mal drenata di suo, oltre al fatto che è piatta, quindi è un terreno piatto, voi capite, è un terreno piatto con terreni mal drenati in cui l'acqua non infiltra bene, va soggetta a impaludamenti che sono rimasti probabilmente fino al Medioevo, che quindi il lago si è estinto diciamo probabilmente circa 10.000 anni fa, probabilmente completamente, insomma, però zone paludose sono rimaste. Qui purtroppo la diapositiva si è rovinata, però in questa zona tutti i fiumi che passavano, attraversavano la piana, hanno subito molti cambiamenti, molti spostamenti naturali. Brevemente, la piana è stata abitata fino da circa 100-120 mila anni fa, c'erano gli uomini di Neanderthal qua, che vivevano soprattutto verso Prato, per Ceti, e frequentavano le colline, venivano anche qua a cacciare e poi ovviamente avevano degli insediamenti un po' più stabili nelle parti più basse, vicino ai laghi, alle paludi. Poi questi sono stati rimpiazzati dal Sapiens, cioè da noi, circa 40.000 anni fa, ma gli insediamenti più stabili si hanno praticamente dopo l'ultima glaciazione, che risale a circa 10.000 anni fa, e di questi insediamenti ce ne sono tantissimi, una cosa incredibile, ma non mi voglio dilungare, andiamo avanti. I primi però, mentre i Neanderthal erano solo cacciatori, l'Homo sapiens era sia cacciatore che allevatore, quindi allevava le mucche, le capre, poi dopo anche i maiali, poi dopo anche si è sviluppata l'agricoltura, però i primi ad avere degli insediamenti importanti ovviamente sono stati gli Etruschi, i quali Etruschi sono stati anche i primi a dover fronteggiare questo problema degli impaludamenti, e le prime opere di rinazione nella piana sono state fatte proprio dagli Etruschi. Non a caso, per esempio, la parola osmannoro pare che derivi dall'etrusco osme, che vuol dire argine, terra pieno, e nor, che vuol dire fiume. Gli Etruschi sono seguiti i Romani, che hanno fatto ancora molti lavori in più di bonifica, hanno fatto anche un acquedotto per esempio, e questi lavori di bonifica, cioè per rendere questi terreni più vivibili e più coltivabili, sono proseguiti praticamente fino ad oggi, fino al secolo scorso, e nella toponomastia della piana ci sono dei nomi di località che indicano proprio una situazione legata a fiumi, acqua, ristagno, via di Bondaggio, via del Pantano, via dei Giunchi, via della Gora, via del Padule, cioè tutta una terminologia che ricorda questo antico passato. Quindi vedete, ci sono 2000 anni di lavori per controllare queste acque e bonificare questi terreni. 2000 anni avanti. Ecco, questa per esempio è la prima carta geometrica, credo, d'Italia, quantomeno d'Italia esclusa la parte austriaca, dove si vede, è la carta geometrica degli Inghirami,
del 1846, fatta fare durante il Granducato, vedete che c'è già il drenaggio grosso modo abbastanza simile a quello di Enna. Quindi diciamo che nel 1846, dagli Etruschi al 1846, è il tempo che è intercorso per arrivare alla situazione attuale. Vedete, il Fosso Reale si chiamava Fosso Dogaia, e poi c'è lo Zambra. Anche Zambra sembra sia un nome etrusco, che sembra voglia dire fiume dei morti, perché quassù ci sono, sul collino ci sono tutte le necropoli etrusche, e la Zambra nasce lì. Ok, qui avanti ancora, vedete, sesta piccolissima. Questo per quanto riguarda le acque superficiali, ma ci torneremo subito. Una piccola parentesi va fatta per quanto riguarda le acque sotterranee. Questa è la carta isopiezometrica, cioè del livello della falda nel terreno, nella piana di Sesto, Firenze. Queste frecce indicano la direzione di scorrimento dell'acqua nel terreno, e con delle zone qui centrali in cui la falda è leggermente in pressione. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una pressione che fa risalire l'acqua quasi in superficie. Ma in tutta la piana, il livello, la falda acquifera è molto vicina alla superficie, pochi metri, quindi basta scavare pochissimo, si trova acqua. Questo di nuovo a conferma dell'origine di questa zona e della difficoltà di gestire le acque, di bonificare quest'area. Avanti. Ovviamente queste acque non è che abbiano grande qualità, vedete queste macchie rosse, quella che ci interessa a noi può essere questa. Vedete, queste sono acque molto scadenti, quindi acque molto inquinate. È ovvio, qui c'è la discarica Casa Passerini, la discarica di Casa Passerini io l'ho studiata qualcosa per 30 anni fa, ed è una discarica che assolutamente non dovrebbe esistere, perché non ha sottofondo, quindi tutto il percolato va tutto nel terreno, va tutto in falda, tutto. Questo nessuno lo dice, però ve lo garantisco, l'ho studiata 30 anni fa, ero giovane all'inizio ancora della mia carriera. Ed è uno dei motivi per cui probabilmente questa acqua sotterranea è di cattiva qualità. Poi qui c'è questa perla che qualcuno ha previsto dell'inceneritore, non potrebbe far altro che peggiorare. Prima di far questo dovrebbe togliere questa, secondo me. Andiamo avanti. Ecco, poi nella stessa relazione paesaggistica che è stata presentata al Ministero dell'Ambiente, si dice, non sto a leggere tutto, però in sintesi si dice che è un paesaggio caratterizzato da un secolare lavoro di regimazione, quindi si dà molta enfasi, come ho fatto io fino adesso, a tutti questi lavori di regimazione, di controllo dei fiumi, eccetera. Vi dice, per esempio, ecco, dimenticate di dirvi, il Bisenzio prima confluiva nell'Ombrone pistoiese, sono stati i romani che l'hanno spostata alla sua posizione attuale, perché lì alla confluenza il terreno era sempre sott'acqua quando pioveva molto. L'Ombrone pistoiese purtroppo ancora è soggetto a delle piene. Andiamo avanti perché il tempo me l'ha detto è poco. Questo è come è stato presentato nella relazione tecnica al Ministero il drenaggio attuale, il macro drenaggio attuale. Questo è il Fosso Reale, il Rimaggio, eccetera eccetera. In realtà però non c'è solo un drenaggio di questo tipo, avanti con la prossima, ma c'è anche una sorta di drenaggio minuto. Vedete tutte queste linee azzurre? Quindi queste sono come queste, cioè, questi i contadini, se qualcuno di voi fa il contadino sa benissimo l'importanza di questi sistemi di drenaggio. Con l'aeroporto tutto questo sarà stravolto. Chi ha progettato la soluzione, di massima, secondo me è estremamente semplicistica, che non tiene conto assolutamente di tutte queste problematiche. Per cui secondo me, andando ad alterare, siccome la pista da quello che vedrete verrà più o meno qua, andando ad alterare questo drenaggio millenario, non mi stupirei se in molte zone si avessero delle risalite d'acqua, dei ristagni d'acqua, quindi un peggioramento anche delle qualità produttive del terreno. Quindi solo con piante idrofile e non, per esempio, il grano, eccetera, eccetera. Avanti. O poi un'altra cosa, questo mi sembra la protezione civile o l'autorità di bacino, produce una carta del rischio idraulico. Cioè, vedete, gran parte di quest'area è classificata come bacino di esondazione. Bacino di esondazione vuol dire un bacino dove i fiumi, quando crescono, si allargano e allagano. Quindi l'autorità di bacino ci dice che questa è una zona soggetta ad allagarsi, ad alluvionarsi. Avanti. Questa è la direzione difesa del suolo,
Protezione civile, città metropolitana di Firenze. Vedete? Carta della pericolosità. Vedete questi due colori? Allora, l'azzurro chiaro, questo è dovuto, non so se di là si legge dal fondo, è l'area inondata nel 66 durante l'alluvione, quindi un evento abbastanza importante. Queste aree più scure però sono quelle che sono più soggette, con più facilità ad essere allagate. E vedete, l'aeroporto grosso modo passa di qui. Quindi siamo anche questa carta, un po' diversa dall'altra perché sono enti diversi, questi enti spesso non si parlano, insomma, quando ognuno spende soldi per foraggiare i propri amici, però tutte e due queste carte vi ho mostrato, che non ho fatto io, ma che ha fatto qualcun altro, ci mostra che un'area a questa pericolosità idrologica, quindi a rischio di alluvionamento di stagno d'acqua. Avanti. Allora, aeroporto e polo universitario e area umida. Allora, questo vedete è dove l'area che sarà occupata dalla nuova pista. Intanto capite che queste aree umide, una, due e tre, queste spariranno completamente. Bisogna premettere per onestà intellettuale che queste zone umide sono tutte artificiali, non sono naturali, perché con le opere di bonifica di questi 2000 anni di attività il sistema era stato tutto asciugato, perché fino a 50-70 anni fa l'agricoltura era, diciamo, l'impegno principe e trainante dell'economia di un paese come l'Italia, che è diventato poi industriale nel secondo dopoguerra. Ma fino allora, quindi diciamo almeno fino all'inizio del Novecento, l'agricoltura aveva un ruolo importantissimo e quindi era stata tutta, come dicevo, bonificata. Poi negli anni 60, nel dopoguerra, sono state scavate queste buche per vari motivi, estrarre materiali, eccetera, che poi la natura in qualche maniera si è riappropriata di queste aree. Adesso sono aree con umide, con gli animali che passano, che si riposano, eccetera. E questo, vedete, è il polo scientifico. Ora, io sono un ricercatore, sono uno studioso. Sinceramente, avere il mio studio accanto a un aeroporto dove ogni quarto d'ora un aereo passa e sceglie, mi immagino di essere qui con voi a lezione, come facevo quando stavo per esempio a ingegneria qui a Firenze, avevo 120 studenti, già facevo fatica perché mi sbigliano loro a farmi ascoltare. Immaginatevi se parlando a una platea come questa mi fanno cioè veramente una cosa. E qui mi dispiace che il rettore, qui lo devo dire perché lo conosco anche, il rettore non questo di ora, quello che c'era prima, non si è mosso molto, in maniera molto decisiva. Ecco, io ormai ero già a Ferrara, quindi non ho potuto ovviamente dire niente, però sinceramente con i colleghi fiorentini sarei un po' arrabbiato io, che lui è stato così morbido. Avanti. Allora, qui si vede la modifica del Fosso Reale. Vedete, il Fosso Reale è stato costruito nel 1570, quindi diverso tempo fa, ed è questo che passava, che veniva così, adesso viene così e gira. Loro lo devieranno, lo faranno passare intorno all'aeroporto e poi lo fanno passare sotto l'autostrada. Io sinceramente, avanti con la prossima. Questo sottopasso dell'autostrada, chiaro, non ho avuto molto tempo per approfondire, però faccio fatica a capire come si fa a far passare un canale sotto un'autostrada e a farlo risalire di sopra. Loro qui prevedono una vasca, cioè un po' me lo immagino cosa vogliono fare, prevedono una vasca che però secondo me qui ci sarà un rallentamento della corrente, le pendenze sono estremamente basse, quindi questa vasca, sto vascone di sottopasso, secondo me si riempirà di sedimenti. Io qui sono pronto a scommettere con qualcuno di voi tra 5-6 anni se lo faranno, io spero di no. Questo si vede tutto riempito, quindi bisognerà tornare con le ruspe, scavare, con l'idrovore. Cioè non è un'opera che si fa. Quella che c'è adesso c'ha 2000 anni di equilibrio. In 2000 anni è stato ritoccato dai nostri padri, i vecchi ingegneri, i vecchi agronomi, è stato calibrato e adesso il sistema funziona. È raro che ci siano degli allagamenti qua nella piana. Bisogna che ci siano delle piogge importanti. Comunque staremo a vedere, però insomma non mi piace molto. Ecco, avanti. Ah, questa, ecco, guardate, questa è una perla proprio. Allora, guardate, questa è la distribuzione delle PM12, che sono le particelle che l'aeroporto emetterà
in condizioni di calma, no? Quindi c'è una specie di bolla, qui ce n'è di più ovviamente, e via via diminuisce. Ma la cosa bella è questa. Questa è la rosa dei venti che è stata presentata nella relazione al Ministero. Vedete, rosa dei venti per l'anno 2010. Nessun mio studente avrebbe il coraggio di presentare una relazione con una rosa dei venti dell'anno 2010. Perché le statistiche meteorologiche si fanno su base di 30 anni, non dell'anno 2010. Perché l'anno 2010 tiene un vento che fa comodo. Guarda caso. Queste invece che voi vedete qua sono dati ufficiali dell'aeronautica militare su base di trentennale su misure orarie. Quindi questi dati come l'ho avuto io, anzi me l'ha procurato il mio assistente, insomma, come l'ho avuto io li potranno avere anche loro. Cosa ci dicono? Secondo loro il vento tira prevalentemente dal nord-est verso sud-ovest. In realtà se qui si va a vedere dato aggregato su 30 anni, quindi su una statistica molto più robusta, perché un anno le cose vanno in un modo, lo vediamo con la pioggia, con il caldo, un anno fa caldo, un anno fa freddo, quello che conta è la statistica in tempi in un modo. Allora qui si vede che i venti vanno prevalentemente in questa direzione, opposta a quella che hanno mostrato loro. Ma la cosa più grave è che in inverno e in autunno abbiamo il maggior numero di giorni con calma di vento. Perché questo dato è importante? Perché il giorno con calma di vento significa che tutto l'inquinamento ristagna. Vi ricordate quest'inverno che a Milano hanno chiuso il traffico, bla bla bla? Perché questo? Perché c'era calma di vento, c'era una condizione atmosferica, meteorologica di alta pressione che comprime quindi tutti gli inquinanti e li fa rimanere in basso. Allora, vedete, questo è un dato forse più importante di questo. Quindi noi abbiamo in totale qualcosa come quasi, anzi di più, 101 giorni di calma di vento, uno su tre. Quindi un giorno su tre gli inquinanti rischiano di rimanere lì. Quando poi il vento ripiglia, non va in questa direzione, ma va in quest'altra, ovvero, guardiamo la prossima, ovvero, eccolo qua. E qui cosa c'è? L'ospedale di Careggi. Uno magari è malato di polmoni, va a Careggi. Perché dice, sicuramente lo cura bene, però l'area non è proprio il massimo. E questa secondo me è una diapositiva importante, io vorrei mostrare a Firenze, perché i fiorentini pensano di non essere, che non gliene frega niente, è un problema nostro, perché invece in realtà è un problema loro, è un problema forse più loro che nostro, perché se il vento va così, noi ci saprà, ci sa l'inquinamento, per carità, e ci sa soprattutto nei giorni di calma di vento, ma quando poi il vento riprende si incanala, qui c'è le montagne e poi si va tutto verso la città, quindi rifreddi, careggi, queste zone qui saranno tutte soggette avanti. Oh, ecco, poi ovviamente è previsto l'emissione di PM2.5, sapete le PM2.5 sono le più terribili perché passano direttamente da polmoni dentro il sangue, perché sono talmente piccole che i polmoni non le filtrano. E poi ci sarà benzene, vedete, cancerogeno inquinante delle falde, detto non da me, ma dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. E la formaldeide, anch'essa cancerogena, Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè sono tutte sostanze, queste che sono bandite, che dovrebbero essere bandite. In alcuni casi, sia nel benzene che la formaldeide, se uno ne inala molto può morire anche istantaneamente. Ora non saranno queste, ovviamente, gli aeroporti sono tutto il mondo, però una persona che vive qua vicino e che ce l'ha tutti i giorni, c'è un conto che io che faccio un viaggio una volta l'anno, quindi un aereo, va bene. A chi abita qui vicino, queste sostanze cancerogene le respira tutti i giorni. Prossima. Ecco, siamo quasi alla fine. E qui ci sono un'altra perla. Allora, per mitigare l'impatto dell'aeroporto, dice, si fa quest'area, una nuova area ecologico-ricreativa, per tutta praticamente una cosa un po' di fantasia, se vogliamo, insomma. E poi,
cosa si dice nella relazione paesaggistica? Che questa area sarà dotata di un sistema di irrigazione per annaffiare le piante prendendo l'acqua dal fosso Garille. Ora chi abita lì a Sesto sa che l'acqua del Garille, se c'è 10 giorni l'anno, è un miracolo, perché è sempre secco. Io ci passo spesso, chi lo conosce sa che qua, io che mi occupo di fiumi mi viene spontaneo quando passo sul fiume di guardarlo. E lo guardo, quando vedi il Garille, qui c'è mio padre presente, mi dice, ah, ha visto c'è l'acqua in Garille? E questi pensano di irrigare quest'area. Allora, siamo alla fine. Questa, poi, quando insieme nella relazione sono presentati questi disegni di come sarà l'area. Ora l'aeroplano ce l'ho aggiunto io però, perché loro hanno fatto tutte visioni evidentemente dall'aeroporto alle spalle, però immaginate voi che paesaggio interessante con gli aerei che passano a 50 metri dalla testa, quindi più che questo mi sembra questa la sensazione. E poi c'è un'altra bella ancora per finire. Questi i progettisti paesaggisti, rifacendosi a un'esperienza diversa in Germania, dove un aeroporto è stato dismesso, ma completamente dismesso, cioè c'era un aeroporto che basta, si chiude, la pista è stata riutilizzata e aperta ai cittadini. Può essere bello, può essere brutto, se non altro, però qui l'aeroporto non c'è più. Questa cosa nella relazione paesaggista è prevista per la vecchia pista, cioè dire la vecchia pista sarà utilizzata poi in questa maniera, è un esempio della Germania. A me mi sembra una cosa folle. Andiamo avanti e alla fine, ecco, allora io dico no alla nuova pista dell'aeroporto. Renzi non sarà contento, ma io dico no, e dico invece sì a un vero parco della piana.